Il Teramo non sfonda nemmeno Corieti e sprofonda in classifica in una serata che doveva essere del rilancio e invece termina con i fischi del Bonolis, deluso dall'ennesimo risultato negativo di una stagione che doveva essere di avanguardia. Agli inizi di ottobre ha già un bagaglio di delusioni enormi. Tedino non cambia la formazione, fatto salvo Tentardini per Di Matteo a sinistra. Ci si aspettava l'impeto e l'assalto che aveva chiesto l'allenatore alla vigilia della partita e invece per il primo tiro neppure nello specchio della porta bisogna attendere 23 interminabili minuti prima della staffilata di Mungo fuori bersaglio. La manovra al solito è lenta, pochi gli sbocchi e di pericoli per Pegorin, davvero col contagocce. Bombaggi non scalfisce il portiere ospite e il tentativo velleitario di Tentardini al 36esimo fa spazientire un pubblico che si aspettava ben altra gara. De Rieti davanti nessuna traccia, almeno nella prima frazione, con Mungo che apre la seconda così come aveva fatto nel primo tempo, conclusione dalla distanza che Pegorin disinnesca come può. Il Teramo però deve attendere solo qualche altro secondo per sbloccare la partita. Bombaggi batte in fretta un calcio piazzato, Mungo rifinisce dal fondo e a Cianci tocca spedire il pallone in fondo a Zacco, il secondo da quando veste di biancorosso dopo il sigillo con la Viterbese. Il tiro con De Rieti passa sotto le gambe di Pegorin e fa esplodere un Bonolis che tira un sospiro di sollievo pensando di avercela fatta. Per qualche minuto il Teramo si scioglie, Magnaghi ci riprova dalla lunga distanza mentre al 67esimo Cristini combina quasi una frittata con Tomei e De Paoli appena entrato per Granata quasi impatta il match. Il Rieti nel frattempo ha tolto gli ormeggi passando al 4-3 e le cose migliorano. Bombaggi però al 73esimo timbra il palo dall'interno dell'area di rigore, ma le cose vanno sempre meno bene. Marino trova il pertugio per concludere, Tomei blocca. I laziali protestano all'83esimo, Zacchi mette al centro, Arrigoni forse con un braccio controlla la sfera, per Saia però è tutto regolare. Ma sono i sinistri presagi della rete che si materializza a 5 dal termine, con la punizione che Marcheggiani prima si conquista e poi realizza, aggirando una barriera piazzata non perfettamente e gelando uno stadio che ripiomba nell'incubo, perché dopo 3 minuti di recupero il triplice fisco di Saia è una mannaia per un diavolo ancora inchiodato nei bassi fondi della classifica dopo aver affrontato già squadre come Rieti e Rende che hanno evidenti lacune e problemi, fischi assordanti e post gara cupo per un'altra serata storta aspettando il recupero di mercoledì pomeriggio contro la Sicula Leonzio. Così è facile, no? In questo momento qua di difficoltà è facile sparare sulla Croce Rossa, non credo che sia così. Il giovane Marmotte no, però che noi siamo sempre a commentare mezzo errore clamoroso perché prendiamo gol, vuol dire che non siamo ancora delle persone che hanno del sangue nelle vene che scorre. Però ripeto, io non voglio commentare nulla diciamo di clamoroso, però noi stiamo lavorando in maniera pesante, in maniera che non basta, quindi il primo a fare autocritica, l'autoanalisi devo essere io e sinceramente a parte un paio di partite non ho visto il Teramo che piace a me, su questo non c'è dubbio e quindi è normale che io debba fare un'analisi dettagliata di tutto e pensare a cosa fare per uscire da questo momento di grande difficoltà. Io non sono né un presuntuoso né uno scemo di guerra, sono una persona per bene, uno che lavora in maniera pesante per questa azienda, ripeto, probabilmente ancora non basta, farò ancora di più, però non credo che sia un discorso esclusivamente tattico perché abbiamo fatto gol, abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti un rendimento sconnesso, cioè di una squadra che è indietreggiata in maniera timorosa. E dopo subito il gol dell'1-1 abbiamo fatto 5-6 minuti e abbiamo avuto 3 occasioni da rete. No, questo non è un problema tattico, neanche di lavoro, neanche di condizioni. In questo momento qui è un problema esclusivamente di testa, dove i giocatori, secondo il mio punto di vista, non hanno ancora recepito un mio messaggio. Quindi io sono l'artefice di tutte queste difficoltà e io devo toglierle ai giocatori. L'unica cosa che mi dispiace è non aver creato in tempi così brevi un gruppo di lavoro importante che gioca un certo tipo di calcio, perché l'ho sempre fatto dappertutto. Anche se qualcuno mi dà dell'incapace, sinceramente è vero, cioè qui a Teramo sono un incapace in questo momento qui, è la verità. Perché non sono così, però sembrerebbe che questa squadra abbia bisogno più di uno psicologo che di un allenatore allora. No, io penso che un giocatore di calcio la cosa che abbia di suo è la voglia di vincere. E noi non ce l'abbiamo. In questo momento stiamo dimostrando di no. Qui c'è gente che ha vinto campionati, soprattutto del sud, evidentemente in questo momento qui non sono riusciti insieme a superare questo gap che sta succedendo. Noi abbiamo lasciato 6 punti
sei punti per delle cose scellerate, non per un discorso tattico 4-4-2, 3-5-2, scellerate. Mister, forse... un passaggio all'indietro del tubo a Rende, un calcio di rigore qui sbagliato, un calcio di rigore qui in caso con la Viterbese, abbiamo lasciato qua due punti, che è stata forse la migliore. Abbiamo preso e per... poi oggi, quindi dico, scellerata, sì è scellerata, perché sei punti in più voleva dire stare tranquilli, invece nonostante le prestazioni non eccezionali dovevamo avere sei punti in più. Ripeto, non è un alibi, non è un alibi. Ripeto, sono io il comandante della truppa e devo trovare la situazione. Userà maniere diverse per la prossima gara? Assolutamente sì.